cantava, cantava sul mare. Parlava tante lingue e ci sapeva fare. E quel giorno si riprese l'Italia con un contratto, ma poi vinse il Mortadella che gli notificò lo sfratto. Così Prodi governò tranquillamente, pensando di essere il più forte, ignaro che un giorno potesse cambiare la sorte. E così 2 anni dopo fu indagato Clemente Mastella, che ritirando la fiducia fece cadere il Mortadella. Quindi nel 2008 ritorna Silvio Berlusconi, anche lui con la porcata della legge Calderoli. E dopo anni di leggi ad personam e scene simpatiche, con Ruby Gate, Gianfranco Fini e con lo spread ci rimise anche le natiche. E l'Europa poi ci impose Mario Monti e il suo governo austero, che tra le lacrime ed il sangue ci ha rifilato la Fornero. Poi arrivarono nell'ordine Letta, Renzi e Gentiloni, capaci come Mario Monti di far rimpiangere Berlusconi. E insieme a questi personaggi in Parlamento c'è anche il popolo grillino, che abbaia ma non morde come un cane da giardino. E mentre guardo il Parlamento che propone i suoi soliti teatrini, si aggiunge il vomito se ascolto quel fannullone di Salvini. E mentre guardo la mia scheda elettorale e bevo vino, io non posso fare altro che assistere al declino. Signori ascoltatori, a voi tutti buonasera e grazie anticipatamente per gli ascolti che ci riservate. In primis consentitemi, ho il dovere di volgere un carissimo saluto alle famiglie Fortugno e Laganà per scusarmi innanzitutto per l'assenza alla cerimonia che c'è stata per l'anniversario della morte del nostro carissimo amico e consigliere regionale, vicepresidente del Consiglio regionale, dottor Fortugno, per il suo assassinio. Io purtroppo devo chiedervi scuse, signori familiari, ma impegni improrogabili purtroppo mi hanno portato fuori sede e impedirmi di essere presente alla cerimonia dell'anniversario che avete fatto. Ma voglio compiere il dovere, insieme a tutta Telemia, al nostro editore dottor Giuseppe Mazzaferro, alla sua pregiatissima consorte direttrice amministrativa e giornalista di questa
Telemia, che per noi è la nostra star, a tutti i giornalisti di Telemia, ai tecnici, ai collaboratori, sentiamo con tutti costoro il dovere di esprimere la nostra profonda vicinanza alle famiglie Fortunio e Laganà, con l'augurio che loro possano trovare in loro stessi la forza di andare avanti e quindi colmare quel grande dolore che purtroppo quell'assassinio ha determinato in quelle famiglie e a quanti cittadini lo conoscevano. E tra questi ci siamo anche noi. Tanti auguri, nella speranza che cose del genere non debbano più accadere, e per voi familiari che possiate trovare e superare questo grande dolore. Voglio altresì, miei cari signori ascoltatori, comunicarvi, e credo che lo sapete già, che è in atto, iniziata sabato scorso, una presenza dei nostri sindici della Locredi, che presiedono l'ospedale, il nostro ospedale, proprio per manifestare il loro disappunto su quello che è il servizio sanitario della nostra Locride e quello che è in particolare in tutta la nostra regione Calabria. Sappiate che loro hanno deciso, i sindaci della nostra Locride, di presiedere questo ospedale fino a quando non vedranno iniziative concrete perché questo ospedale possa ritornare a rifiorire per rendere un reale servizio a tutta la cittadinanza locridea. Per cui il mio invito, la mia supplica è che tutti i cittadini dobbiamo collaborare e contribuire anche con la nostra presenza per rendere maggiormente più forte l'iniziativa di protesta che i nostri signori sindaci hanno deciso di portare avanti. Vi ringrazio in maniera particolare se lo farete, perché ritengo che è importante per tutti noi. Dopodiché, signori, passiamo a concludere, per quello che riesco possibile, il discorso che avevamo iniziato e non avevamo completamente completato nella puntata precedente, e cioè quando abbiamo affrontato il tema dei 49 milioni che la Lega dovrebbe restituire, così dicono le sentenze e l'accordo che poi è susseguito, restituire in anno 81 e 6 mesi. Io in quell'occasione, nella puntata precedente, non mi sono accorto che ho preso un dato errato. A conclusione vi ho detto che nell'arco degli anni 81, ad un tasso del 5,41%, un tasso ipotizzato, quindi non si tratta di un dato certo che noi possiamo affermare, io ho ipotizzato, siccome da alcuni studi mi dicono che per determinate cifre si può raggiungere anche come minimo, dice questo studio, anche il 5,41%, signori, ho voluto fare questo tipo di quest'ipotesi, questo tipo di calcolo, ma è un calcolo, signori, che non è quello certo, e l'abbiamo detto meglio nella puntata precedente. Ma nella conclusione, nel dirvi che in totale, signori, noi abbiamo un risultato, una somma che nasce da quell'interesse per l'arco totale degli anni di 791 milioni, che i possessori di quei 49 milioni
potrebbero intascarsi, dico bene, mettersi in tasca, perdonatemi, un utile nascente da questo tasso di interesse di circa 791 milioni di euro, signori, che rapportati in lire, vi ho detto la volta scorsa, sono circa 1,5 miliardi. Errore nel guardare alcuni appunti, mi è venuto quel dato sott'occhio e non mi sono accorto che non era riferito a questo discorso. Invece, rapportato in lire, noi abbiamo circa 1531, signori, miliardi di vecchie lire, 1531, l'esatto calcolo mi esce 589 mila euro, ma diciamo circa 1531 miliardi di vecchie lire che potrebbero rimanere nelle tasche dei possessori di questo denaro. Ma ho voluto andare oltre. Vi ricordate, vi avevo pure accennato la volta scorsa, cioè ho voluto esaminare se questi 49 milioni fossero restituiti oggi, ieri, domani, e lo Stato avrebbe saputo impegnarli produttivamente, sapete che cosa si poteva fare? Ho fatto questa ipotesi. Voi avrete sentito, ve l'ho detto anche la settimana scorsa, che in uno dei telegiornali della scorsa settimana ci hanno detto che solo nella capitale abbiamo 8 milioni di persone che non hanno un tetto sulla testa e che quindi stanno dormendo per le strade, nelle stazioni ferroviarie, sotto i ponti, sulle panchine, tra la foglia, tra i topi, tra i cartoni, eccetera, eccetera. Allora mi sono posto il problema, con questi 49 milioni, secondo i calcoli che io vi ho fatto presente la puntata precedente, e non è il caso che io mi ripeta, signori, si potevano già realizzare da domani 700 alloggi popolari, che nel nostro paese c'è un'arsura di questi alloggi che è impensabile. Noi abbiamo milioni di persone che non hanno un tetto sulla testa e che devono vivere, come abbiamo detto. Bene, questo calcolo l'avevo più o meno fatto di massima e ve l'avevo rappresentato anche nella scorsa puntata e vi dicevo che con questi 49 milioni in totale, con quello che sarebbe venuto di ritorno dal carico fiscale su questa spesa, avremmo potuto in 20 anni fare circa 6.000 alloggi. Bene, signori, ho voluto perdere mezza nottata e ho voluto invece fare il calcolo specifico, anno per anno, quello che potrebbe accadere, procedendo con i 49 milioni e procedendo col primo anno a poter realizzare circa 7.000 alloggi, 700, perdonatemi, alloggi. Come nasce questo numero di 700 alloggi? Io ho preso a base il listino pubblico della costruzione residenziale ed economica e mi dice questo listino che il costo a metro quadrato si aggira intorno ai 900 e qualcosa. Io ho voluto stabilire 1000 euro. E allora calcolare un appartamento in media di 70 metri quadrati, perché voi sapete che la pezzatura parte da 45 a 95, 45 più 95 fanno 140, io ho voluto fare la media di 70 metri quadrati. Perché questa pezzatura? Perché pensavo che per una sola persona o per due persone è sufficiente un mini appartamento di 45 metri quadrati, questo dice la norma.
non lo dico io. Ecco. Invece per una famiglia che ha, è composta di più componenti, ovviamente la pezzatura deve essere maggiore, può arrivare fino al 95, quindi ho voluto fare una media e una media mi esce che 49 milioni diviso 7.000. 70.000, perdonatemi, perché sono 70 metri quadrati, che per 1.000 fanno 70.000, escono che potrebbero realizzare 700 appartamenti il primo anno. Io nel calcolo che ho fatto ho voluto anche rivedere il problema delle percentuali del carico fiscale, signori. Voi sapete che noi, attraverso i dati che ci ha fornito anche la Corte dei Conti, abbiamo stabilito che il carico fiscale, con tutto quello che ci aggiunge la Corte dei Conti, come i 269 ore che le imprese devono impiegare per formalizzare questo carico fiscale e poterlo pagare, signori, noi eravamo al 71%, ma l'altra sera vi ho fatto pure presente, persino il telegiornale finalmente ci presentava uno studio che era stato fatto e approfondito, dove ci diceva che lo Stato incassa dai cittadini 7 euro su 10, quindi il 70%. Ma io vi ho spiegato, o ritengo di averlo spiegato, ma non so se ci sono riuscito a farlo comprendere, che questo è un dato che non è quello reale, signore, perché da questo calcolo mancano molti altri elementi e lo specificheremo in quel calcio puntata, signore. Però fermiamoci a questo dato, al 70%, ma finisce qui il carico fiscale? No, questo è il dato soltanto formale, perché cosa succede, signori? Il signor Rossi, tra virgolette, nell'anno 2017, attraverso il suo lavoro, attraverso la sua attività, signor Rossi impresa, signor Rossi azienda, signor Rossi lavoratore, signor Rossi artigiano, professionista, commercianti e quant'altro, nell'anno 2017 ha incassato un utile di 100.000 euro. Lo Stato mi dice, caro signor Rossi, lei deve pagare il 70%. Il signor Rossi subito procede al pagamento e versa quei 70.000 euro su 100, che è il 70% ovviamente. Ma è finito lì, signori. Gli restano in tasca al signor Rossi 30.000 euro. Beh, un attimo dopo va a fare rifornimento di carburante per la propria autovettura. Signori, sui carburanti voi non sapete forse che c'è un carico di accise, di fisco, definitelo come vogliono loro, signori ascoltatori. E lì c'è un ricarico di questo del 74%, quindi ho messo 100 euro, 74% vanno in automatica allo Stato. Ma come, dico? Ma mi scusate, dice il signor Rossi, ma io su questi 30.000 ho già pagato il 70%. E che faccio? Continuo a pagarlo, perché non si fermi il discorso ai carburanti, miei cari signori. Sappiate che ogni prodotto che noi andiamo, che l'utente finale va ad acquistare, è caricato di questo carico fiscale. E allora, mi perdonate, se io continuo con i 30.000 euro che mi erano rimasti in tasca e che dovevano essere detassati, io continuo a pagare un altro 70%, ma a questo punto sono 7 per 3, 21, 21.000 euro che pago sulle 30.000 che mi sono rimasti in tasca, e 70 l'ho pagati prima. E quanto incassa lo Stato? Siamo al 91%. Allora io ho voluto fare prendere ad elemento fondamentale del calcolo che sono andato a fare per questa luce il 91%, e ho fatto l'ipotesi anche del 70%. E cosa ho fatto, signore? Non mi sono mantenuto al 91%. Perché ho voluto prendere anche in considerazione la famosa evasione fiscale,
che l'altro giorno ufficialmente, i dati ufficiali dicevano che il nostro carico evasivo fiscale ammonta a circa 120-122 miliardi all'anno. E allora io ho fatto un semplice calcolo, che solo complessivo prodotti in Italia e che noi abbiamo circa l'8% di evasione. Allora da questo 91 io ho tolto questo 8% di presunta evasione, anche se nella costruzione di questi alloggi questa evasione io la ritengo assurda e quasi impossibile, perché l'azienda deve presentare le fatture dei materiali acquistati e non credo che le fatture in questo caso possano essere gonfiate, perché signori, i materiali possono essere in qualunque momento verificati, controllati, calcolati, quanto metri cubi di questo, quanti chilogrammi di questo, di ferro se n'è andato, quanto cemento, quanto calcio e così via. Può essere aumentato forse qualche prezzino, ma i prezzi devono essere più o meno di mercato, se no dalle fatture si notano. Comunque, per non prestare il fianco a qualunque interpretazione diversa, io ho voluto considerare anche qui un'evasione del 8% e quindi dal 91 meno 8 arriviamo all'83. Poi negli anni ho voluto considerare un'inflazione pari al 2% circa per ogni anno, anche se in questa ultima fase, in quest'ultimo quinquennio, non si è verificato questo, ma l'inflazione è stata molto meno, ma io ho voluto considerare il 2%. Bene, fatto questo calcolo, signori, e partendo dal dato 91%, noi il secondo anno che procediamo alla ricostruzione di altri alloggi, noi partendo dal secondo anno lo Stato attraverso l'imposizione fiscale che deriva sui 49 milioni che ha speso deve incassare l'81% secondo questi calcoli. Incassando l'81% ha di ritorno lo Stato circa 41 milioni, signori, su 40 che avevi investito l'anno prima, e con 41 milioni circa può costruire circa altri 586 alloggi. Successivamente, il terzo anno, per il carico fiscale che questo Stato di ritorno ha anche sul terzo anno, e quindi partendo dai 41 milioni investiti il secondo anno, tra questo ritorno del carico fiscale e il canone, che intanto erano stati assegnati i 700 alloggi costruiti l'anno prima, da questo può ricavare come canone fiscale, io ho fatto una media di 120 euro al mese, perché mi pare che si parte da un minimo di 80 ad un massimo di 150, io, dato che ho considerato una media pezzatura di questi alloggi, ho considerato un canone mensile di circa 120 euro al mese, per cui moltiplicati per i 12 mesi questo ci dà un risultato di incasso di canone di circa 1 milione, per cui tra questo e tra quello che avrebbe di ritorno lo Stato sul carico fiscale investito nei 41 milioni l'anno prima, potrebbe avere di ritorno altri 33 milioni e 500 mila euro circa, con i quali può costruire altri 400 alloggi.
Insomma, senza, signore, che io mi prolungo anno per anno, io anno per anno ho fatto questo calcolo, io vi ho detto da dove sono partito, vi ho detto gli sconti che ho fatto, l'8% in meno per l'evasione, il 2% in meno per eventuale inflazione che si dovesse verificare per ogni anno. Signore, noi alla fine dei vent'anni, il nostro Stato, sapete cosa ha prodotto? Ha prodotto 9.300 alloggi circa, 389 mi dice, ma diciamo 9.300 circa alloggi costruiti. E sapete che cosa ha avuto di ritorno alla fine dei vent'anni il nostro Stato? 50.500.000 circa ha avuto di ritorno, 1.500.000 circa in più di 49 milioni che inizialmente ha investito, signori. Rendiamoci conto. E sapete che cosa incassa alla fine dei vent'anni se si ferma qui e non continua a procedere a costruire alloggi come potrebbe fare? Viene a finire che per ogni anno di canone incassa 13 milioni e 500 mila euro. Signori, all'anno di canone su questi alloggi che abbiamo detto. Ma non è solo questo, io poi ho voluto, vabbè, questa è un'ipotesi fatta col 91% di carico fiscale come vi ho spiegato, però in molti sostengono, non credono a quello che io dico, anche se, signori, a me mi pare molto evidente quel che dico, ma io dico, ma beh, fermiamoci, voglio fare un altro ipotesi. Ipotizziamo quello del 70% che ormai mi pare un fatto assodato, pubblico, riconosciuto. Benissimo, anche da questo 70% io ho tolto l'8% di evasione e ho tolto il 2% all'anno di eventuale inflazione. Per cui il totale 70, meno mi pare siamo 8 e 2, 10, siamo all'8%, più il 2% di inflazione, siamo al 10, quindi siamo su una media del 60%. Bene, se noi prendiamo questo dato, defalchiamo e lo riportiamo a questo tasso, sapete che cosa otteniamo, signori? Ovviamente non otteniamo più quella somma che dicevamo al 91%. Perché? Perché stiamo parlando del 70%, e quindi col 70% noi, invece di realizzare 9.300 alloggi, ne realizzeremmo 7.400 circa, i quali ci porterebbero nelle casse dello Stato, signori, 1.126.000 euro di canone mensile, mentre il canone anno arriverebbe a 10.711.000. Ora, miei cari signori, e arriveremmo ad un totale di 290 milioni che per anno 21 farebbero defalcati da questa percentuale riportata al 70%, sarebbero 229 milioni e 900 mila circa. Quindi circa un totale di 230 milioni, signore, anche calcolando al 70%, meno quell'8 che vi dicevo, meno quel 2, eccetera, eccetera. Signori, ma non è soltanto questo che lo Stato andrebbe a recuperare. Signore, può dare
il tetto sulla testa a 7.500 persone se facciamo l'ultimo calcolo, a 9.300 se facciamo l'altro, e ha creato un patrimonio di un valore, perché è ovvio che il valore non è riferito al prezzo di costo. Se l'impresa fa un appartamento a 1.000 euro, ma poi lo venderà a 1.500, a 1.300, quindi il valore non sarebbe più di quello che abbiamo speso, ma il patrimonio avrebbe un valore molto di più. È il valore sociale di aver fornito a tutti questi cittadini la possibilità di avere una casa sulla testa, signori, di un tetto sulla testa, signori. E questo è per i successivi 30-40 anni. Continua ad incassare questi 10 e rotti milioni di canone all'anno, signori. Ecco come si può utilizzare produttivamente anche una somma presa in debito, e faremo qualche, questo calcolo lo trasfereremo in qualche altra somma, signore. Io per adesso mi stanno facendo già segno da un po' di tempo che abbiamo già esaurito il nostro tempo, per cui mi devo fermare qui, signore. Io vi ringrazio per gli ascolti, vi prego continuate con i programmi Telemia e vi auguro buona serata a tutti voi.